Cari telespettatori, ben ritrovati a Conoscere i funghi. Parliamo oggi di una russula di dimensioni medio-grandi che è piuttosto frequente nei nostri boschi. Si tratta di Russula fetens. Questa russula prende il nome proprio perché emana un odore un po' sgradevole, quasi come di varechina, e che ha ispirato appunto il descrittore di questa specie. Si tratta di un fungo che ha colorazioni brunastro, miele, color quindi bruno giallastro, bruno aranciato, che sono più cariche nella parte centrale del cappello e tendono invece a diventare più pallide verso il margine. Il margine che presenta delle evidenti striature, quasi costolature e solcature, che è caratteristico proprio di tutto questo gruppo di russule. Si tratta di una russula con le lamelle piuttosto fitte, vediamo, chiare, pallide, e da un gambo cilindrico, leggermente ripiegato o leggermente clavato verso la base. Come tutte le russule, ha la carne cassante, si spezza come il gesso, ha un gusto piccante, la carne quindi ha un gusto pepato, oltre ad avere un odore sgradevole come di varechina. Abbiamo conosciuto in questa occasione Russula fetens, una russula piuttosto diffusa e spesso anche numerosa nei nostri boschi, che cresce sia in ambiente di latifoglia sia in ambiente di conifera, una specie non commestibile sia per l'odore cattivo che emana sia anche per il gusto piccante della carne. È tutto per oggi, ci rivediamo con una nuova specie.